stamattina aspettavamo un comunicato stampa da parte di Angelo Antonio D'Agostino, da parte di suo figlio Giovanni, sull'esonero di Brian, ormai è nell'aria e veramente manca solo l'ufficialità, perché ieri, proprio come dicevi tu, D'Agostino, nel corso della sua, del suo primo discorso da sindaco a Montefalcione, ha detto: l'Avellino sta andando male, dobbiamo cambiare qualcosa, stiamo cercando un nuovo allenatore. Io ho passato le ultime ore anche a pensare molto profondamente su quello che poteva essere un eventuale anche cambiamento, però alla fine è venuto fuori dalle cose che abbiamo analizzato, anche per quello che c'è, che secondo me non possiamo in questo momento smontare nessun tipo di progetto. Dovremmo insistere e andare avanti per come ci siamo prefissati all'inizio. Buonasera e mi viene da dire finalmente ben trovati dal nuovo studio di Sport Channel per quella che è la prima puntata di Zona Verde. Che cos'è Zona Verde? È semplicemente la continuazione della nostra linea che abbiamo tracciato con Titti in questi 12-13 anni, una linea che resta uguale, libera, indipendente, una linea che ci fa sfociare nella Zona Verde di Sport Channel, la nostra emittente. Siamo editori di noi stessi e chiaramente questo comporta anche che, come vedete, insomma, abbiamo un po' di ritardo, lo dicevamo in precedenza, ritardo di cui ci scusiamo, ma è il prezzo che bisogna pagare per le cose belle ed importanti come piace a noi. La cosa importante è che al nostro fianco siamo ancora qui. C'è Titti Festa, buonasera. Buonasera Marco, devo dire che sono emozionata stasera. Eh sì, perché sai, quando le cose poi te le guadagni sono ancora più belle, faticose, hanno un sapore diverso. Faticose ma meravigliose. Poi sono emozionata perché qui in studio con noi c'è un mito della mia infanzia, di quella di mio fratello. Buonasera Nando De Napoli. Ciao. Buonasera Nando. Buonasera a tutti, ciao. Non hai bisogno di nessuna presentazione, sei la storia dell'Avellino e ora sei il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile. Tra poco parleremo di questo e di tanto altro. E da un mito a un altro mito, ero più, insomma, siamo coetanei, quindi abbiamo vissuto tante emozioni insieme, ci siamo anche, spesso abbiamo anche litigato, però ci vogliamo molto bene. Buonasera Vincenzo Moretti. Buonasera, buonasera. Ti è piaciuta la presentazione? Sì, un po' lunga la sigla, però è stata molto, molto bella. Allora, guarda, l'importante è che ci sei, però poi farò una modifica perché devo mettere anche il buon Raffaele Biancolino, Nando, sennò poi si arrabbia. Tante cose dobbiamo tante ancora cose, però insomma, Vincenzo, tu ci sei e questo conta. Allora, due miti e un altro mito, perché un tifoso e un musicista è l'anima di Carife, Silvino Fabiano. Buonasera Silvino. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, ben ritrovati e benvenuti a Green Zona. Green Zona. Green Pass, Green Zona. È in inglese, va bene Silvino, noi ti abbiamo dato uno studio, lo studio solo per te, perché tra poco suonerai, bellissimo, canterai, solo, farai di tutto, dici Silvino. Solo che ci manca il neserse, diciamo così. Che ti dovevo mettere vicino, una bella ragazza, che dovevo fare? No. Ma diciamo, pure che non è canale, però se no il vino, vabbè, non abbiamo fatto. Nando, devi sapere che Silvino ama il vino. Quindi, diciamo, abbiamo sbagliato in questo, perché non abbiamo messo la bottiglia di vino a fianco Silvino. Anche in questo, Nando, provvederemo. Vabbè, la provvederemo prossima volta. Che volevi dire, Silvino? Stavi dicendo Nando? Prego Silvino, vai. Dico Nando, io il nome me lo porto addosso, Silvino. Bene, bene. Va bene, allora naturalmente... Ciao Enzo!
Silvino, facci. Moretti, ciao Moretti, ciao Vabbè, Giorgio, vai, vabbè, fai. Silvino, riscaldati che tra poco suoni e canti. Allora, potete naturalmente scriverci sulla nostra pagina Facebook in diretta su YouTube, spazio come sempre a tutti i nostri telespettatori. Allora, Nando, sei da pochissimo ad Avellino come nuovo responsabile tecnico del settore giovanile. Ti faccio una domanda brevissima: come mai hai deciso di dire sì alla corte di Giovanni d'Agostino, che era da un po' che ti corteggiava? Non è una bella donna, però insomma No, vale lo però ho stesso. detto sì anche perché poi io sono nato qui calcisticamente, l'ho sempre detto. Devo tanto a questa città perché mi ha fatto arrivare in alto proprio, tanto in alto. E poi D'Agostino, il figlio Giovanni, mi ha chiamato sempre, voleva fare questo progetto con il settore giovanile. E io ho detto perché no, da 20 anni che sto su a Reggio Emilia, ho detto adesso vado a fare questa esperienza, vediamo un po' come andrà a finire. Speriamo bene, C'è speriamo bene. un'impronta diversa rispetto agli altri anni, ci sei tu, c'è Molino, c'è Biancolini, insomma, Tutti bravi, tante, tutti bravi, tante tutte bandiere. bandiere, tutti bravi ragazzi e dei bravi allenatori. Manca il nostro Moretti, però almeno per un anno ce lo teniamo stretto. Poi chi viene a Sport Channel, caro Vincenzo, decolla. Non è il tuo caso perché hai già una scuola calcio. Avviatissima scuola calcio. Un'avviatissima scuola calcio. Allora, stiamo ancora sonnando, andiamo No, no, subito. vabbè, Siamo un po' andando abbiamo. arrugginito pure io, Vabbè, qualche tu mese che hai non un'età, quindi è diciamo, un'età, lasci come no? sempre condurre a me. No, Nando, allora, la prima domanda era su questo, la seconda domanda è la tua prima impressione, insomma, della prima squadra. Poi sei capitato anche in un momento, È un sei momento, stato sì, un anche a po' Viterbo. particolare, sì, magari, però ho visto anche domenica, per esempio, non era facile reagire così dopo la sconfitta di Monterosso, se non sbaglio, perché veramente lì l'Avellino, e l'ha detto anche il signor Braglia e anche Salvatore Di Somma, no, non hanno fatto una grossa partita. No. Ci sono stati dei fischi e il pubblico, bisogna pure capire, i tifosi, così va il calcio. Però dopo non era facile, come dicevo, hanno vinto domenica, anche se non hanno fatto una grossa prestazione, però contavano veramente i 3 punti, erano troppo importanti. Guarda, noi ci Dopo. abbiamo l'occhio sempre puntato, ti abbiamo Ah, beccato pure a ecco. Viterbo con Sì, quando Giovanni sì, d'Agostino. sono con Giovanni e con il dirigente del Monterosso, sì, eravamo in campo. Quindi era importante vincere, era difficile vincere, Era perché poi noi spesso difficile vincere. diamo molte cose per Non è scontate. semplice, perché i giocatori, anche io mi sono trovato qualche volta in queste situazioni, A essere sapendo contestato, pure, appena entri ti chiamano allora, mercenario. sapendo la reazione, sono stati bravi, bisogna Bisogna dare atto dare che in questa partita effettivamente è Moretti è uno stato così. specialista delle Moretti è uno specialista. Chi contestazioni, eh? meglio di Moretti? Pensavo stasera, chi meglio di Moretti ci può dire quando ti contesta non 200-300 Ad persone, la Aiello erano in turba. Ad tanti. Aiello c'era un intero stadio contro Moretti. In questi casi, ecco Enzo, come se ne esce? Perché qui si è creata una situazione abbastanza paradossale. Dobbiamo in qualche modo rientrare nei ranghi tutti e uscirne, dai. Ma innanzitutto la cosa bella del calcio è che io l'ho detto più volte, no? Alla grossa contestazione che ho avuto io, poi la cosa bella è che nel calcio si può rispondere sul rettangolo di gioco. Certo. Ovviamente ci vogliono gli attributi perché non tutti sono all'altezza di poter rispondere a una contestazione come quella che ho avuto io. Rispondendo poi con grossissimi risultati sul campo, però ovviamente chi sceglie di fare questo sport, chi sceglie di fare questo lavoro, è anche giusto che si prenda i meriti e i demeriti. In questo momento, come diceva Nando, i tifosi hanno tutta la facoltà di poter anche fischiare la propria squadra. Anche perché, ripeto, si gioca a calcio, non si gioca a biliardino, quindi bisogna assumersi le proprie responsabilità. Lo abbiamo detto tantissime volte, indossare la maglia dell'Avellino non è una maglia che la possono indossare tutti. Io ho sempre detto che sotto quella maglia c'è una zavorra, quindi
è bello prendersi i meriti e giocare con tanta gente al campo, però sappiamo che quando poi le cose non vanno bene, il pubblico poi negli episodi negativi ti si può anche rigirare contro. Però Certo. questo è fa un po' parte del gioco. Ripeto, chi sceglie di fare questo come lavoro, è giusto che si prendi le proprie responsabilità. Io, ad esempio, a Monterosi, fossi stato un tifoso, avrei fatto invasione di campo. Ma questa è una mia idea, perché è una partita proprio scandalosa da dimenticare. Però nel calcio ci può stare, i calciatori non è che si programmano, però poi c'è stata subito una bellissima risposta domenica, che era importante portare via i 3 punti. Poi, voi che sono arrivati con una mezza prestazione, non sono Sì. arrivati con un grande convincimento, però l'importante era portare via questi 3 punti. Andiamo a chiedere a Silvino Fabiano. Lui a Viterbo non c'era per la gara con il Un po' Monterossi, però è un deluso, ho po' visto un deluso. po'. Silvino, mi racconti un po' il tuo stato d'animo, che anche quello dei tifosi dell'Alterpinia mi hai raccontato, in tanti non stanno più venendo allo stadio. Sì, parecchi non stanno venendo allo stadio per questo, cioè, sono rimasto un pochettino deluso. Però che bo fa? Ha detto bene anche Enzo, il calcio bisogna dare delle risposte. Bo, speriamo che andando avanti ci riprendiamo e non facciamo allontanare molto il Bari, perché se si allontana molto il Bari, purtroppo non c'è più come riacciuffarlo, ecco qua. Questo è. Comunque Speriamo di... io, Silvino, c'hai ragione, però ripeto un concetto, se noi non ritroviamo grande unità, grande compattezza, diventa difficile che una squadra ogni domenica possa giocare anche contro una parte di se stessa, perché poi il pubblico, quando giustamente i ragazzi cantano l'Avellino siamo noi, quella è la parte, è il cuore E pulsante hanno ragione. della squadra, come lo era anche ai tuoi tempi. Tu forse hai avuto la fortuna, Meno ecco, contestazione, però meno certo, contestazioni, perché però. poi c'era una mentalità, dobbiamo dircelo, Nando, oggi tu hai ritrovato una tifoseria sicuramente diversa. Diversa, sì. All'epoca c'era grandissima umiltà, perché eravamo in Serie A, era il massimo per noi a raggiungere la salvezza, anche nei momenti di difficoltà, tutti uniti. E poi, vabbè, tu sei stato con Bianchi, ci fu una grande rimonta, Angelino, Angelino, quindi sì, noi. momenti forse proprio di contestazione feroce come questa non ne hai vissuti tu, No, no? non l'ho vissuto, no. I Io ho tifosi che avuto venivano la. nello spogliatoio all'epoca non No, ne... venivo. Mi ricordo ancora chi c'era come tifosi, però non sono stati Chi c'era? sempre. Mario Da Dell'Anno? Mario Dell'Anno, se c'era. Ricordo. Se si chiamava il Sergente, un Il altro, vabbè. sergente, Non mi, al ecco, quale mi facciamo ricordo le un po'. condoglianze, sappiamo La della morte ah, di mi tuo dispiace, fratello, ah, mi dispiace tanto. però era sì, Era uno di quelli un sempre po' in curva focosi, con il tamburo, diciamo. erano Ebbene, poi mitici. c'era uno di Montoro, quello che suonava sempre, Mario, Mario, che ti che ha detto che trovasti non c'è anche più. a In Messico Messico, 86, esatto. esatto. Intanto Vabbè. mi, vabbè, dico della sala, ti dice grande Rambo, Leolè Rambo, cioè scattano proprio i cori sui social. Grazie Diego della sala dice: caro Rambo, deve comprare 2 punte, Dag, vabbè, lo devi dire a Dag, Rambo non le può comprare. Marco, dai qualcosa per lo stadio, non lo tutti. so No, in che vabbè, non posso dare senso. nulla per lo stadio, non ci sono grosse novità per adesso. C'è la Sì. volontà del presidente, che la confermiamo, di voler fare qualcosa. Se poi la politica gli dà una mano, probabilmente ci riusciamo, ma è normale che anche il nostro presidente in Serie C fare uno stadio nuovo, non Certo. so se gli può convenire, quindi mi immagino che sia lui il primo A a volerlo voler fare. qualcosa di diverso. Allora, poi dobbiamo salutare Angelo Manzi, lupo esiliato in Friuli, perché Sì. Nando, tu sai benissimo che sono sparsi in Italia e nel mondo, perché salutiamo anche Orazio Volta che ci saluta da Londra, quindi Ah, grazie. amici Cambiamo anche a anche Londra. saluti. Vincenzo Bidotto, forza Silvino Everybody. Una domanda a Nando: quanto influiscono i social in queste situazioni di contestazioni? Per i calciatori possono complicare di più le cose? Poi lo volevo chiedere anche a te, ma anche a Vincenzo Sì, Moretti. per oggi i social sono, vengono proprio, quelle sono, li leggono tutti quasi, no? È normale che può dare anche fastidio qualche messaggio così Sì. fuori posto.
Però, come si diceva prima, chi fa questo mestiere qui bisogna che deve accettare anche delle critiche, Deve avere bisogna la accettare cura anche questo. dell'accia dura. Deve essere uno veramente forte, se no è dura. Io ripeto, non soltanto con l'Avellino, ma anche qualche volta o con Napoli o in nazionale ti trovavi che le gambe entravi in campo e ti tremavano perché magari avevi paura, il pubblico ti contestavano. Non è semplice. Anche con la maglia della nazionale, ancora di La più. nazionale, poche volte, però Vabbè, a però quelle Napoli poche magari ci volte. siamo trovati in qualche contestazione, sì. Hai voglia. Vincenzo, mi rispondi a questa domanda e poi andiamo a vedere top e flop. Vabbè, ma uno come te penso che di fronte ai commenti social si faceva una gran bella risata. Ma Cioè, sono all'inizio dei social, diciamo la sono. verità, Vincenzo, senza voler attaccare questi ragazzi, comunque anche con la nota stampa, perché poi bisogna anche analizzare le cose fino in fondo, hanno voluto dare anche un segnale di unità. Insomma, qualcuno più giovane la pelle la deve ancora indurire molto, ma questo è anche normale, fa parte un po' del processo di maturazione. In questo, i più grandi, i più veterani devono guidare, tirare e anche coccolare in alcuni momenti. Ma vabbè, per quanto riguarda i social, credo che in questo momento bisogna guardarli il meno possibile, soprattutto quando si fanno magari risultati negativi, perché come diceva Nando, magari la parolina può anche un attimino infastidire. Io li ho sempre letti, mi sono preso il buono e il cattivo tempo, ma perché è bello anche. Io lo prendevo come uno sprono. Vabbè, ma io ero Il un pochino carattere, vabbè, il controcorrente a questo. A me le carattere, sì. critiche Ti mi hanno caricano, sempre sì. dato forza. Sì. A differenza di tanti amici e tanti compagni di squadra, che come dicevamo poco fa, le gambe tremavano. Io ero quello che magari dava sempre quel poco di sicurezza in più. Per quanto riguarda invece i giovani, io credo che in una situazione poco felice, il giovane non è che viene aiutato molto dalla piazza di Avellino, anche perché è una piazza tosta, una piazza calda, però quando poi le cose vanno bene, magari il giovane si può anche galvanizzare. Quindi c'è sempre un po' il rovescio della Della medaglia, però medaglia. ripeto, chi fa questo per mestiere si deve prendere il bello e il brutto che questo splendido sport poi alla fine ti dà. Quindi, tutto sommato, io credo che con qualche risultato positivo, l'ambiente si rasserena, si ritorna al campo, perché poi Avellino la conosciamo come sotto l'aspetto, dei tifosi, no? Certo, È assolutamente. una piazza Vabbè, che come ti te lo dà, così te Te lo lo toglie, devo, però si sta poi basta poco riscaldando, si sta per creare riscaldando. l'entusiasmo. Ma Ci Vincenzo, vuole la Nando, si sta personalità. riscaldando perché Moretti di solito va a gamba tesa, ma con l'età sta andando un poco più Come pure lui gradualmente. inizia No, ad e io pure, però avere Vincenzo ha 2 anni più di l'età. me. Vabbè, No, passiamo al. ma sai che cosa c'è in questo momento? È inutile andare a gamba tesa, Ma è sinceramente. inutile perché mettere benzina sul fuoco Bra. non ha. Non ha Poi dopo senso. passa sempre per quello che vuole rompere le uova nel panire. Poi alla fine chiamano Nando De Napoli a fare responsabile del settore giovanile e io resto sempre a casa. Vabbè, oh, ma che ti vuoi mettere con Nando De Napoli tu? A parte che stasera ti sta No, non sentendo, per l'amor di Dio, però almeno a portare l'acqua a Nando De Napoli, capito? Ah, ok. Ci Guarda, sta, ci Carlo sta. Mastro Berardino ci scrive che abbiamo in studio il 3 e il 4 per antonomasia, tutte e due fanno parte della storia del lupo con il 3 e il Hanno 4 ragione. sulla maglia. Silvino, preparati perché ora andiamo a vedere top e flop e poi mi canti una canzone, va bene? Ok, Moretti non Silvino, ha scusa, la scuola dimmi. calcio c'ha. Sì. Vincenzo, Una Nando De grande Napoli scuola vuole calcio, sapere se è poi. la scuola calcio. Vincenzo. Sì. Ah, dove? A A Caserta. Caserta. Ah, bene. Hai visto cosa serve Sport Channel? Vedrai una E grande realtà. quanti ragazzi hai? Però, 300 bravo. e qualcosa. E non è detto che non ne Complimenti. esca, può essere un Allora, serbatoio sì, per però il Nando, settore te lo giovanile dico, della siccome già Avellino. abbiamo perso Molino negli anni. Guarda, Nando, io sono stato tantissimi anni ad Avellino, mo c'è Titti, c'è Marco. Sì.
Io in tanti anni che sono stato ad Avellino, finita la carriera calcistica, non sono stato mai nemmeno chiamato per vero dire questo. vieni a vedere se l'erba del Partenio è bagnata o è asciutta. È Pensa che vero, io è faccio vero. operazioni con la scuola calcio, ad Avellino non ho mai mandato un giocatore, ma perché forse in questo momento non sono nemmeno ben visto, ma non è quello il problema. Però C'è sempre una prima volta, Vincenzo, poi c'è Nando De no, Napoli, ma io quindi si po apre. pochi giorni fa ho dato un 2005 al Napoli, per farti Vabbè, capire. non è detto che non Magari si un possa ragazzo di aprire una terza fascia, collaborazione. ma li vado a sistemare in altri posti, perché ti ripeto, ad Avellino non mi hanno mai dato la possibilità nemmeno di entrare al campo a vedere la partita. Questa è una cosa che ci tengo a dirla, A perché sottolineare. io ho dato tanto e Avellino mi ha dato tanto. Però sono stato messo proprio nel dimenticatoio, pur sapendo di fare scuola calcio da oltre 10 anni, perché poi ho smesso di giocare nel 2011, quindi sono 10 anni che ho la scuola calcio. Però non mi è mai stato dato, diciamo, quella cosa di dire, ma anche io, ad esempio, per farti capire, io ne sarei proprio fiero di fare la mia scuola calcio affiliata all'Avellino, per farti capire. Capito, no, ho Proprio capito, ho per quello capito. che c'è stato tra me e l'Avellino, e Nando, tu mi puoi Ma lo capire, sento, ti sento, ti sento. però non c'è mai stata, io lo dico veramente con molto rammarico, perché sono veramente molto rammaricato per questa cosa. Però va bene, quando mi chiama Avellino, io rispondo sempre, perché purtroppo chi ce l'ha dentro, e tu mi puoi Vincenzo, capire. mai Lo dire mai, lo sento. dicevo in apertura, c'è un nuovo corso, Nando è arrivato il primo Il primo ottobre, sì, ottobre, esatto. guarda, mai come quest'anno, ecco, registravo proprio questa linea diversa, cioè si sta andando nel cercare di dare spazio alle vecchie bandiere come te, è capitato per adesso a Esatto. Molino, per la prima volta a Biancolino Biancolino. dopo diversi anni, C'è c'è Blanco Nando, anche. e mai dire mai, però per quest'anno tu comunque Rimani un attimo sei il qua nostro perché sennò opinionista, pure se perdiamo posso solo ammettere, opinionisti, eh? faccio Sì. una premessa. Sì. Faccio una premessa voi lo sapete, da tifoso dell'Avellino, mi fa molto piacere che il settore giovanile sia andato nelle mani di una persona competente. Questa è una cosa che mi fa Grazie. piacere, a prescindere che io sto fuori, sto dentro, poi comunque c'è Biancolino, c'è Certo. Gigi, Titti, tu sai il Tonino rapporto che io ho con Iando, questi ragazzi. Assolutamente, Iando, c'è Tonino Blanco pure, l'altro Sì, calciatore ex, sì, c'è Blanco, ma va tutti. bene, Vincenzo, da stasera si apre un nuovo corso, però tu rimani a fare Allora, l'opinionista a zona torniamo verde. alla realtà, torniamo Io rispetto la mia Top parola. e flop, Alfonso Marrazzo, come sempre, vediamo chi ha maltrattato e chi ha trattato bene. Top e flop. L'Avellino vince, ma non convince. Questo è il leitmotiv della piazza al termine del successo dei Lupi contro la Virtus Francavilla. I biancoverdi di Braia hanno tirato fuori l'orgoglio ed hanno piegato la Virtus Francavilla di Taurino, grazie al rigore di Luca Gagliano. L'ex bomber del Cagliari e dell'Olbia ha segnato due reti di fila, non era mai accaduto prima durante la stagione ed è balzato in vetta alla classifica dei marcatori di casa. Avellino, promosso a pieni voti il giovane attaccante isolano, anche se a tratti è fuori dal gioco, si assume comunque una grande responsabilità, quella di battere il rigore dimostrando di avere carattere. Altro top Antonio Di Gaudio, lampi di classe aspettando che torni presto a pieno regime. Conquista un rigore di esperienza e si divora il 2-0 in contropiede, ma le sue giocate meritano applausi e regalano fiducia alla squadra. Se Gagliano e Di Gaudio sono i top flop, Vincenzo Plescia, l'ex attaccante della Vibonese, è troppo timido per pensare di poter scalare le gerarchie in attacco. Non incide mai durante il match, è un pesce fuori d'acqua. Altro flop, Simone Ciancio, piuttosto bloccato in difesa, viene scavalcato dal pallone crossato da Prezioso è indirizzato ad Enian che sparaccia al lato. Nella ripresa spinge di più, ma non convince. Allora, prima di fare anche la match analisi, andiamo da Silvino, Silvino. stemperiamo un po' gli animi. Io onestamente non sono troppo d'accordo con il giù a Ciancio, però ognuno la vede in un Per me Ciancio modo. e Tito sono Ognuno la proprio vede in un pilastri. modo. Silvino Silvino, come l'hai invece, vista? Ti sono piaciuto? Plescia, dedichiamo una canzone a Plescia per farlo un po' riprendere questo Forse ragazzo.
Silvino, ok, ora ripristiniamo il collegamento con Silvino mentre Vincenzo Moretti toccava, non so che cosa cercava. Allora Nando, sono tanti messaggi che ti stanno arrivando su Plescia, insomma ti volevo chiedere, visto che il giù era anche dettato, non so, un po' l'hai visto, forse pochissimo perché molto poco, anche ad un problema, chiariamo pure, cerchiamo di capire quando giudichiamo anche i calciatori. Fisicamente ha detto di somma che è un Insomma, ha detto che è problemino. un problemino, Allora. un'infezione non meglio specificata. È anche difficile, no? Per Plescia, ma per altri giocatori. Invece di Gaudio è recuperato dalla condizione, sta Ecco, bene, questo si vede. lo dobbiamo dire, Titti, perché questo bisogna dirlo. L'allenatore non ha avuto per un po' di tempo di Gaudio anche Canutene. Nikoski, È sì. Canutene. Sono giocatori, togliendo nulla agli altri, però sono giocatori importanti, giocatori che ti possono risolvere partite. La Serie C sappiamo che cos'è, come quando io giocavo con grossi campioni, la palla la davo a quello lì che ti poteva risolvere la Tipo partita, ecco, Maradona, perché per no, per dire esempio, giusto Maradona o per il paragone è riguardoso, però o effettivamente. tipo Barbadillo Diaz, un giocatore che lì è o Colomba. Io correvo, recuperavo palloni, però Allora. a questi giocatori bisogna farli entrare subito in partita perché hanno bisogno di toccare sempre la palla, come la penso io. Che se stanno fuori dal gioco e Sabato fanno. questa impressione ha dato pure a me che l'Avellino cercava proprio in Di Gaudio, ma anche in Mikoski dall'altra Perché lo parte, sanno anche avevano loro, lo qualcosa di sanno più anche i suoi rispetto compagni di squadra, a loro. Sì. penso, che è un giocatore che deve giocare, Alla fine con quella giocata ecco. Cioè deve giocare in che campo, più palle vediamo. ha È meglio meglio è. è, Esattamente. assolutamente. Di Gaudio che è veramente un giocatore che a me entusiasma moltissimo, cioè quel giocatore che vedi quando prende la palla sa esattamente quello che vuole e dove la vuole mettere. Non so se c'è ancora Silvino, se abbiamo ripristinato. Silvino, ci sei? Tutto a Tutto a posto, posto, vai Silvino, canta, fai quello che tutto vuoi, a posto, vai. però un attimo soltanto quando Vai. faccio un piccolo saluto, saluto a Natalia Bruno e a Francesco Bicchetta, ai miei colleghi di Carife Everybody e a Sì. Grande Manuel che oggi compie 18 anni. Buongiorno tricolore, auguri, sei la buongiorno, radio, bravo, vai. vai. Mannaggia l'ovino, vino, vino, mannaggia l'ovino, vino, va. Mannaggia l'ovino, vino, vino, mannaggia l'ovino, vino, se vogliamo uccidere il virus ci vuole il virus e Virus, basta. L'astraglianico, Nando, l'astraglianico. Astraglianico, dalla prossima settimana ti faccio mettere anche un tavolo con un compagno di viaggio, non ti preoccupare, logicamente in ci vuole. video. Va bene, dopo questo jingle andiamo Andiamo. alla match Guarda che mi analysis. è venuta la match analisi e non abbiamo salutato e abbiamo Grave sbagliato il errore, nostro hai amico ragione. e opinionista per tanto tempo che è Cristoforo Barbato, che però noi rivedremo, che ora è direttore generale del San Giorgio, però noi lo rivedremo perché sarà ancora con noi. Per Vabbè, ma questo. nell'emozione ho detto all'inizio tante cose, insomma, siamo, vedete anche lo studio, soltanto due parti, perché mi avete visto, è un'estate intera che io sto con il pennello in Sì, mano a no, cercare di ma dipingere, tra non possiamo poco inquadrare tutto il resto, però settimana dopo settimana rivedrete cresceremo come Cristoforo, l'Avellino, rivedrete anche il cresceremo. maestro Mazza in qualche veste, tutto quello che è il nostro palinsesto, dai. Assolutamente. Allora. Vincenzo Moretti, sei pronto per fare la match analisi? Rispondimi come hai risposto a Galderisi. Sono nato pronto, Titti. E allora, visto che sei nato pronto, partiamo con il primo episodio di questa partita che riguarda, ecco, un'azione fatta al quinto minuto con De Francesco che va al cross. Io, Vincenzo, sottolineerei, al di là del fraseggio, soprattutto il movimento sia di Gagliano che di
D'Angelo che portano via i difensori per fare spazio. Sì, si vede che è una giocata fatta in maniera proprio, ecco, questo è un movimento dell'attaccante a portare via i difensori. Poi su questo lancio lungo il difensore della squadra avversaria, del Francavilla, che è messo malissimo e si fa beccare alle spalle, però credo che questa è una grande giocata fatta dall'Avellino. Dall'Avellino, esatto. Secondo episodio, velocemente, qua ci siamo fatti un po' sorprendere sulla sinistra, perché Pierno, anche complice un rimpallo, è riuscito ad andare al cross. In questo caso, ecco, perciò Marrazzo è stato molto duro con Ciancio. Il difensore, lo chiedo prima a te, poi a Nando, è quella la posizione che deve tenere, oppure Ciancio doveva stare un attimino più attento dietro? Ma vabbè, allora questa è la classica situazione di gioco dove praticamente i difensori guardano tutti la palla e magari perdono l'uomo alle spalle, anche se in questa azione si può notare tranquillamente che è stata anche un'azione molto fortunosa da parte del Francavilla. Però se vediamo bene in area, i giocatori, i difensori guardano tutti quanti verso la propria porta e nessuno apre il corpo per vedere poi chi arriva da dietro. Questa è l'unica azione forse del primo tempo del Francavilla, sì, però ci è andata di lusso, Nando. Questa è disattenzione, vabbè, normale, questa è una disattenzione, come ha detto Vincenzo, qui non deve guardare sempre la palla, deve guardare pure un po', deve stare un po' a metà e metà, guardi pure l'avversario che viene dietro. Esatto, fortunatamente, come dicevi tu, abbiamo in Di Gaudio quell'elemento capace, come in questa occasione, parte praticamente da centrocampo, supera quei due o tre avversari e si va a guadagnare un rigore, secondo me con tanto, ma tanto mestiere, perché lui ha fatto la convergenza, ma poi se l'è preparato proprio, ecco, qua lo vediamo meglio, rallenta la corsa e induce il giovane, che poi è un 2001, al fallo, quasi lo va a cercare, secondo me. Quel momento, assolutamente sì, il ragazzo ha giocato bene, ma in questo caso prezioso. C'è tutta l'esperienza e la capacità di Gaudio. Qua si vede anche che è proprio di un'altra categoria il giocatore, si vede proprio che c'è proprio lo... Marco, dimmi, Vincenzo. Per nulla togliere a Di Gaudio, che sicuramente sarà è un ottimo giocatore, ma 10 quando non dico quando giocava De Napoli, ma quando giocavamo noi il campionato di Serie C, ma un gol del genere, un rigore del genere, quando lo prendevi? L'avresti steso al limite prima che entrava in Ma gioco. Assolutamente, quello deve andare con la faccia a terra appena tu il primo uomo. Ma non scherziamo proprio. Forse Di Gaudio su questo campo sta avendo qualche difficoltà fisica, perché non era abituato lui, sì, nel passaggio tra erba naturale e erba sintetica, ma per quella che è la sua tecnica io penso che possa essere favorito. Quarto episodio, c'è proprio un errore di Di Gaudio in ripartenza. Qui c'è un tiro del solito Enyan ribattuto, loro reclamano, però noi partiamo benissimo in contropiede, malgrado questo primo errore Tito appoggia a Di Gaudio, qui forse dimostra di non avere nel suo DNA il gol. Andiamo prima con Nando. Ah, qui vabbè, è stata una bella azione, bella di contropiede, è stato bravo Tito qui a dargli la palla prima, no? Adesso e lui magari sì, qui ha tentato. Non so se Gagliano forse si doveva smarcare diversamente, però... Eh beh, questa è una palla gol, però. È una palla gol, è difficile che l'attaccante è una palla gol, però diciamo è stato attento anche il portiere, dai, diciamo così, è stato Moretti. Ci voleva il sinistro. Ah, no, vabbè, dai, queste diciamo che magari un attaccante con più freddezza riesce magari forse a fare qualcosina di meglio, però io credo che non ha fatto male. Poi comunque mi sembra di capire pure che non ha calciato con il suo piede, ha calciato di sinistro, quindi ci può stare. Poi il portiere è stato, come diceva Nando, è stato anche bravo il portiere a chiudere lo specchio. Quindi è una grande occasione, però si poteva far meglio, però ci può stare che magari c'è anche la parata del portiere, se no
le squadre giocherebbero tutti senza portiere. Nel secondo tempo, a riprova che noi effettivamente sulle fasce abbiamo sfondato spesso, sempre Di Gaudio aziona Mikoski, pure lui forse qualcosina di più perché era sul suo piede naturale, poteva farla. Eh sì, questa è un'altra occasione da gol. Ma io credo che sia molto più facile questa con Mikoski perché prima, è sì. Suo, è rientrato, c'ha tutta la porta, questo lo vedo molto più, più facile semplice, da mettere sì. Dentro rispetto a quello di Gaudio precedente. Sì, è vero. Ultimo episodio che alla fine ci salva praticamente la partita, perché c'è Nigro che quasi dai 35 metri, insomma, si inventa questo tiro dove Forte non è impeccabile, penso, nella respinta, però poi è bravissimo con la mano destra a togliere il pallone a Ventola, che in pratica stava già... È stato bravo. Non si aspettava questo tiro, penso, da così, stava aspettando forse un cross, invece ha tirato da lontano e la è rimasto... La devi spingere diversamente, non così, ma che vada la metti in angolo, diciamo, no Moretti? Nei settori giovanili la prima cosa che dicono al portiere, si respinge laterale, poi magari ecco qui lui non è stato impeccabile, però poi è stato grandioso nella seconda parte. Diciamo che ha rimediato all'errore che... al mezzo errore, anche perché poi noi da qui adesso lo vediamo a rallenti, ma con i palloni di oggi che arrivano a 200 all'ora e che sbandano per i portieri, non è facile. Noi da oggi dietro gli schermi siamo tutti quanti fenomeni, però lui magari poteva fare meglio, poteva respingerla lateralmente, però poi è stato altrettanto bravo a fare questo miracolo sul tiro di Ventola. Allora, io vado a leggere qualche messaggio da Facebook perché poi dobbiamo andare in pubblicità. E allora, qualcuno mi chiede come sta Gagliano. Allora, noi approfittiamo della presenza dell'ottimo Alfonso D'Acerno dell'ufficio stampa dell'Avellino. Alfonso, come sta Gagliano? Ce lo dici in diretta? Sta bene? Ok, tranne i punti di sutura al labbro, sta bene. Ok, nessun problema. Allora, forza Nando De Napoli, forza Lupi, Fernando Pesa con Paesano puro sangue. Ora quasi gli usanesi che si scatenano. Chiusano, salutiamo anche Michele Mollo, visto che ti sei fatto una foto con Michele Mollo con Marzullo allo stadio. E ancora Geremia Niespolo che salutiamo con grande affetto. Buonasera a tutti, in particolare per il mitico Rambo, fanno anche gli auguri ai nostri bravi registi per la bella sigla. Salvatore Caizza, va bene, problemi tecnici che hanno risolto. Umberto Vietri, grandi con De Napoli e Boom Boom, non potevate scegliere di meglio per l'esordio. Vabbè, ci dicono anche che manca un gol, vabbè, ora ci saranno tutti i gol, è un po' difficile metterli tutti. Dobbiamo sistemare diverse cose. Allora, Carmine Scafuro dice: saluto il mio idolo Boom Boom, rispecchia un giocatore perfetto per noi tifosi, prima uomo e poi calciatore. Moretti nel cuore per Rambo e Boom Boom, cosa pensate della rosa? Cosa manca per avere una squadra capace di arrivare prima? Nando, cosa manca? Manca un po', come dicevo prima, un po' di fortuna, perché giocatori fondamentali hanno giocato poco quest'anno, Di Gaudio e Canotene, e sono giocatori che di somma ha preso per fare il salto di qualità, perché l'anno scorso l'Avellino ha fatto un grosso campionato, questo dobbiamo dimenticarlo. Manca un po' adesso poi di fiducia tra di loro, cioè che fanno più gruppo ancora di più in questi momenti, perché quando le cose vanno un po' non tanto bene, ripeto, domenica abbiamo vinto, è andato bene così, adesso magari dopo questa vittoria bisogna non fermarsi, non pensare proprio di dare sempre di più, perché la realtà di Avellino è questa, come diceva Vincenzo, la tifoseria è calda, la tifoseria... hanno visto l'anno scorso che sono andati ai playoff, e non male che qualcosa vogliono in più. La sigella chissà che no. Non tutti i mali vengano per nuocere, perché dopo un'estate un po' travagliata tra mercato, rinnovi, mi riferisco a Vincenzo Moretti, in questa fase di difficoltà in genere il gruppo è portato, quando tutto l'ambiente poi ti contesta, a unirsi, a fare quadrato, e forse recuperiamo quello spirito domenica, scusami. Esatto, si è visto domenica quello spirito dell'anno scorso, che forse nelle prime partite c'è mancato.
Marco, io penso una cosa, penso che più nera della mezzanotte non può venire. Non può venire. Magari è meglio che i momenti negativi arrivano in questa fase del campionato, perché poi c'è tutto il tempo per poter recuperare. Nando diceva una cosa giusta, domenica si è vinto, non si è convinto, però era importante fare i 3 punti, magari questi 3 punti fanno morale, fanno in modo che domenica si affronta la partita con una tranquillità mentale diversa. E poi ripeto, la conosciamo tutti la piazza di Avellino, bastano 2 o 3 risultati positivi per ricreare di nuovo l'entusiasmo. Gli 8 punti, 9 punti che adesso ci sono dalla prima, non è un gap insormontabile, siamo all'inizio, bisogna far lavorare la squadra, bisogna creare quanto più entusiasmo intorno al gruppo e magari all'interno guardarsi un pochino più in faccia e cercare di stringersi quanto più possibile per cercare di uscire da questo momento che, ripeto, non lo vedo un momento proprio buio, buio, buio. Però ci si aspettava una partenza diversa, anche perché le squadre che ha incontrato in questo momento l'Avellino erano neopromosse e magari si aspettava, i tifosi aspettavano qualche punticino in più. Dobbiamo andare in pubblicità. Mancano anche giocatori importanti. Certo, dobbiamo andare in pubblicità. Però volevo dire a Silvino... Non t'addormentare, io lo so che non c'hai la bottiglia di vino. No! L'acqua. Non ho capito. Vincenzo vorrebbe portare il vino da Caserta, è un po' complicato. No, vabbè, no, scherziamo. No, sto solo qua, sai. Vabbè. Cioè, è una lamentela giusta quella giusto. Che sta facendo. Vabbè, Silvino, la prossima volta vedo se Maria Stanco può venire a farti un po' compagnia, va bene? Okay. Va bene. Una sola pausa pubblicitaria. Una sola pausa pubblicitaria. Cominciamo prima. Una sola pausa pubblicitaria. Una lunga seconda parte. A tra poco. Allora, rieccoci. Seconda parte di Zona Verde. Allora, Nando, io volevo andare a analizzare con te, perché parlavamo delle aspettative che sono cambiate dall'anno scorso ad oggi, dell'asticella che si è innalzata, perché l'ha innalzata anche la società, con la grafica di rendimento di Braia tra l'anno scorso e ora. Diciamo, come stavamo messi la stagione scorsa, avevamo 15 punti rispetto agli 11 di oggi, avevamo fatto 12 gol e ne abbiamo fatti 5, ne avevamo subiti anche di più, 8 rispetto ai 4. La cosa positiva ce l'abbiamo, la difesa, l'abbiamo subito di meno. Allora ti chiedo, il fatto che l'anno scorso, vabbè che ogni stagione è paragonata, non è paragonata, sì. Però il fatto di giocare a porte chiuse, quest'anno si gioca a porte aperte, si sono alzate le aspettative, è un po' diverso. È diverso, sì, hai ragione, anche perché c'è il pubblico, magari l'anno scorso qualcuno di loro ancora non capiva l'ambiente di Avellino. L'ambiente di Avellino è questo, l'ambiente di Avellino è caldo, l'ambiente di Avellino i tifosi non è che pretendono, però se l'anno scorso sono arrivati ai playoff è normale che pretendono qualcosa in più. Però io penso che, ripeto, ma non per difendere Di Somma che è stato il mio ex capitano, però lui ha preso dei giocatori per me validi, per quello che sto vedendo io, sì. Magari saprà lui se ancora oggi mancherà qualcosa o in attacco a centrocampo, lui lo saprà meglio di me. Però per me l'Avellino adesso è una squadra che può fare bene. Però può fare tu bene. Hai visto la rabbia dei tifosi, al di là del risultato, ecco, tu hai visto 2 partite, hai visto Viterbo e hai visto domenica, sabato contro il Francavilla. È stato un atteggiamento diametralmente opposto. Viterbo, primi 8 minuti, secondo me addirittura i migliori del campionato. Migliore del campionato, stavamo andando benissimo. Poi uscito Canute, si cambia modulo, ci si fa prendere dalla paura, ma non c'era in campo quella grinta che piace ai tifosi, quella lotta su ogni pallone che abbiamo visto contro il Francavilla. Sì. Se tu combatti e perdi, questo pubblico alla fine ti applaude pure, ma se vai a giocare come è capitato a Viterbo, insomma...
dopo no. 700 chilometri ci sta, come dice Moretti, ti viene la tentazione di entrare in campo e fare... No, no, anch'io come tifoso, veramente, è stata veramente una brutta partita, è stata triste come giorno per l'Avellino, e l'ha detto il signor Braia e l'ha detto anche Salvatore Di Somma, questo dopo la partita, erano veramente distrutti. E l'emblema di questo Avellino che non ha ritrovato ancora quello smalto dell'anno scorso, secondo me è un calciatore che potrebbe essere paragonabile al tuo modo di giocare di un tempo, che è Carriero. Sì, ho capito. Che forse tu ancora non hai visto nel migliore della forma, perché lo scorso anno ti posso garantire che io ti ho visto giocare con questa fortuna. Era da interno destro, uno che si faceva molto sentire in questa categoria. Quest'anno un po' forse è ancora presto, dai, vediamo. Speriamo che tornino tutti bene in forma, speriamo bene, perché ripeto, è una piazza che vuole che l'Avellino giochi bene, che sta in atto, ce lo auguriamo. E allora, Vincenzo Moretti, visto che abbiamo paragonato, insomma, un po' impropriamente Carriero a Nando De Napoli, abbiamo anche spesso parlato di Tito, tu hai detto io sono un giocatore, Tito è un altro giocatore, però ti chiedo, per me Tito è un giocatore fondamentale in questa squadra, parto da questa veramente convinzione, perché in molte partite è stato l'unico che comunque spinge, crea, crossa, fa di tutto e di più. Cambia naturalmente il ruolo, è un po' quando tu giocavi, una cosa è esprimersi nel 3-5-2, una cosa nel 4-3-3. Secondo te è un po' sacrificato nel 4-3-3, Tito? No, vabbè, lui comunque è un giocatore moderno, quindi è uno che spinge molto, si appoggia molto alla fase offensiva, quindi è un giocatore che oggi viene detto cosiddetto giocatore moderno. Sì. Ovviamente rispetto a anche all'anno scorso, quando sono stati fatti alcuni paragoni, io magari ero un giocatore anche in fase di finalizzazione, magari riuscivo a fare qualche gol in più, però lui il suo ruolo lo svolge, credo, nella maniera giusta. Poi noi, io lo dico sempre, no? Facciamo la battuta, diciamo, noi negli ultimi anni ad Avellino eravamo abituati bene perché pensavano che il terzino sinistro fosse un giocatore che dovesse fare 7-8 gol all'anno, 9 gol all'anno. Invece il terzino sinistro è uno che innanzitutto non deve far prendere gol, sì, e magari durante l'arco del campionato deve far fare qualche gol all'attaccante. Io invece ero un pochino anomalo, oltre a fare qualche gollettino ne facevo fare anche parecchi agli attaccanti. È vero, a proposito di attaccanti, ne teniamo uno che non sta segnando, che è un po' in crisi, Riccardo Maniero. Crisi. Allora, secondo me lo dobbiamo mandare un po' da Silvino. Silvino, va. Che cosa vuoi dire a Riccardo Maniero? Non so se gli vuoi dedicare un pezzo, gli vuoi fare una poesia, dimmi tu. A Riccardo Maniero voglio fare il tormentone 2012, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 21. L'anno scorso non lo dico perché è stato un anno everybody, lasciamolo perdere l'anno scorso. A Riccardo Maniero, che dire? Ricca, dai, che le qualità ce le hai, c'hai tutto. Sì. E everybody, ci vorrebbe soltanto una cosa, che ci vorrebbe qualcuno che gli passasse più la palla, diciamo così, perché l'attaccante, cioè, non è che si può andare dietro, prendersi la palla, ritornare, cioè, insomma, ecco, come ha detto Enzo, di farle fare pure i gol, penso io, nella mia, diciamo così, insomma, non è colpa solo di Riccardo Maniero, cioè, stai dicendo, dai. Veritas. Ci manca qualche cosa più al centrocampo, insomma, di passare un po' i palloni, sennò No, però Maniero, per quello che ho visto io, Maniero la sua partita la dà, corre, corre, poi che puoi dire? Speriamo che faccia gol. Che lotta tantissimo, no? Ci aspettiamo che Maniero dribbla tre giocatori e fa gol, questo lo sappiamo, non è una sua caratteristica. Magari è un lottatore, un giocatore che in area di rigore, ecco, si fa rispettare, ma se ci aspettiamo un giocatore che fa il gol da 30 metri oppure che dribbla tre uomini e poi
ti inventa l'Eurogol, non sono queste le sue caratteristiche. Ragazzi, stiamo trovando però Gagliano, dai. Sì, ragazzi, però io sono inondata dai messaggi e mi sta scrivendo un altro amico di Linea Verde Sport di Zona Verde. Vabbè, no, aspetta, l'avrei detto prima o poi l'avrei detto a Linea Verde, perché insomma, Nando, è come se tu andavi a Napoli ogni tanto ti scappava l'Avellino. Non c'è niente. Io tornavo sempre a Napoli quando ad Avellino, ecco, quando vedi, giocavo, ecco, a casa. Vedi, ecco, quindi mi doveva scappare prima o poi. Pasquale Visconti è stato con noi a Linea Verde Sport e ci dice: mi puoi salutare? Ti saluta Pasquale Visconti, Silvino Moretti, Pasquale Visconti, che con il suo canale grazie Pasquale, si ciao. Sta riprendendo alla grande. Allora, da Catanzaro andiamo un attimo in Svizzera, perché parlando, Nando, di tifosi che sono in tutto il mondo, c'è il nostro amico Soccorso Cresta. Ciao Soccorso, ecco, buonasera. Qua. Ciao a voi, buonasera. Che buonasera. Emozione nel vedere Nando De Napoli, di la verità, infatti, Soccorso. Infatti è quello che stavo dicendo. Ciao Nando. Ciao, grazie. Che volta ci vedevamo. Grazie, ciao. Bello, grande De Napoli. Allora, Soccorso, io ti chiedo, perché quando parlo con i tifosi da lontano, Nando, loro hanno questa specialità, vedono tutto con un occhio più distaccato, più calmo, più freddo, e hanno sempre, secondo me, un'opinione giusta. Soccorso, mi fai una brevissima sintesi di questa settimana complicata? E sono ribaglio sì, no, D'Agostino, nota dei tifosi, comunicato della squadra e vittoria con la Virtus Francavilla vista dalla Svizzera. Beh, diciamo che i problemi c'erano, ci sono stati e speriamo che vengano risolti al più presto. Certo, anche noi da qui non è che l'abbiamo vissuta proprio bene bene, perché chiaramente ci sarebbe piaciuto anche a noi avere le cose un po' più chiare anche dalla dirigenza, però va bene così. Importante era rialzarsi, ce l'abbiamo fatta anche un po' con un po' di fatica. E adesso speriamo di avere continuità in queste cose, perché per noi che viviamo qua è più dura vivere questi momenti. Soccorso, dal tuo osservatorio, questa contestazione come la vedi? Giusta? Pesante? Ma come dicevate voi, sicuramente le contestazioni ci sono sempre state, ci saranno sempre, però io dico che bisogna sempre avere la dose giusta anche nella contestazione. Qualcosa fuori le righe c'è stato e questo non fa piacere e non aiuta, secondo me. Anche la contestazione deve essere sempre una contestazione produttiva, positiva. E dopo è chiaro che se c'è qualcosa proprio che non va, bisogna pure farsi sentire, perché è così che bisogna fare. È chiaro, io sono un po' più un pompiere, diciamo. Moderato. In realtà, sì. Cioè, degno amico di Franco Iannuzzi. Nessuno è contento della situazione. Forse, lo ribadisco, l'ho detto già qualcuno di loro, quel termine, soprattutto nel finale, non è stato compreso di quel comunicato. Secondo me si è esagerato. Detto questo, penso che sia il momento, come riferivo qualche giorno fa, che tutte le componenti si mettano a tavolino. Magari con De Napoli, di Somma e tutti gli altri a fare da garanti, perché questo ambiente si deve ricompattare. Dobbiamo creare le condizioni pure per portare quanta più gente possibile, soprattutto i ragazzi, in curva. Oggi con questa curva del contagio che sta fortunatamente diminuendo, si è passata al 75%, quindi la capienza anche qui aumenterà. Se la società mi permette, secondo me in curva, almeno ai minorenni, un prezzo intorno ai 10 euro forse faciliterebbe. Allora, ricordiamo che l'afflusso. Il ridotto, c'è sempre l'ottimo Alfonso Dacino, se sto sbagliando mi corregge, era agli under 12, ora è passata agli under 15. E già è un primo passo, però secondo me bisognerebbe, sai, anche nel giorno della partita 17 euro forse per un ragazzo è tanto, effettivamente è troppo. Può essere troppo per andare in bisogna Cuba, invitare anche le scuole calcio dopo 2 anni, ecco, facciamo secondo una me politica le del scuole genere, calcio, le scuole, insomma tutte queste iniziative, Nando, che possono aiutare, perché quello che notavo purtroppo è che allo stadio non ci sono tanti bambini.
E questo è un dramma, perché invece è bello portarlo allo stadio. Però è chiaro che se una famiglia ha un figlio di 15 anni e uno di 16 deve pagare il ridotto, l'intero, il giorno della partita c'è il supplemento, diventa troppo oneroso anche per una famiglia che guadagna. Il mio sogno da bambino è sempre di rivedere quello stadio di Nando. Vogliamo vedere la clip? Te l'ho lanciata, dai, ti anticipo, sì. Fai la buona. Vabbè, allora io ho detto che lui è un mito della mia infanzia, lo è. Gli ho anche raccontato che il giorno della convocazione nazionale era a casa di mia nonna Elena, il TG1 della notizia con la grafica e c'era scritto Napoli. E quello fu un colpo al cuore. Tu invece hai sempre detto... Io sono andato con la maglietta dell'Avellino. Io facevo parte ancora dell'Avellino in quel momento lì. E sei l'unico giocatore nella storia. Grazie, io spero che crescerà qualcun altro, arriverà qualcun altro. Te lo devi formare tu, ormai tocca a te adesso. Speriamo, piano piano, adesso vedremo. Piano piano, poi parliamo anche del settore giovanile, andiamoci a gustare questa mini clip dedicata al Nando De Napoli, grande Nando De Napoli giocatore. Allora Marco, io ti svelo un retroscena. Qualche settimana fa, prima che diventasse ufficiale il tuo ingaggio nell'Avellino, io ti ho telefonato, tu gentilissimo mi hai risposto, abbiamo fatto un'intervista meravigliosa di 10 minuti, alla fine della quale tu mi hai detto: Titti, non ho mai parlato così bene, peccato che la registrazione di quell'intervista non sia venuta, e poi l'abbiamo rifatta di 3 minuti. Nando mi ha detto una cosa bellissima in occasione di quella intervista che mi ha molto colpito. Mi hai detto: io sono qui, mi sono messo a disposizione con molta umiltà, se dovessi non andare bene me ne vado, o comunque è giusto che mi mandino a casa. E poi mi hai detto: ai giovani voglio insegnare i veri valori della vita. E mi hai detto anche una parola molto importante: lo studio, è fondamentale poi il calcio. Che ambiente hai trovato e che ragazzi hai trovato? Ho trovato veramente dei ragazzi bravi, ragazzi disciplinati, ecco, importante questo. Ho fatto già i complimenti, io parlo molto con gli allenatori, sono veramente dei ragazzi che non solo vogliono far crescere ai giovani, però anche vogliono andare avanti anche come allenatori, vogliono arrivare. Li vedo veramente belli, carichi, e questo è importante per un giovane, ma soprattutto per i familiari che vedono che il loro figlio stanno in buone mani, no? E questo è importante. È normale che noi dobbiamo insegnarci queste cose qua: disciplina in campo e disciplina anche se possibile fuori dal campo, che devono essere educati anche fuori dal campo, ecco. Anche se secondo me oggi è molto più difficile diventare calciatore, e in questo chiamo in causa pure Vincenzo Moretti, perché siamo nell'era dei social, nell'era dei telefonini, nell'era in cui ai miei tempi si giocava in piazza, in mezzo alle strade. Oggi è raro vedere qualche ragazzo in strada. Io sono nato sull'asfalto. Sull'asfalto, con la PlayStation. Vincenzo, come si fa a capire se un ragazzo davvero è sintonizzato e oltre ad avere le qualità tecniche ha anche quelle mentali? Ma vabbè, io ho un mio pensiero. Oggi secondo me è più difficile trovare il grosso talento, ma è anche meno facile, cioè anche è ancora più facile diventare calciatori, perché stiamo vedendo un attimino il livello che ci sta adesso anche nella massima serie, tolte quelle squadre di blasone. Cioè oggi nelle squadre provinciali si arriva a giocare in Serie A pescando dai settori giovanili, quando magari
un po' di anni fa era difficilissimo che un giocatore dal settore giovanile riuscisse ad arrivare in prima squadra. Cioè, se facciamo un esempio stupido, il Milan dei tempi d'oro, con tutto il rispetto di Calabria, di Cutrone, che sono dei buonissimi giocatori, ma in quel periodo secondo me facevano fatica ad entrare in prima squadra, e Nando ne è testimone. Cioè, lì parliamo di campioni. Oggi si fa un buon campionato di Serie C, le squadre di Serie A subito vengono a pescare il giovane, subito ti viene data l'opportunità. Faccio un esempio e lo faccio su di me perché non mi piace fare paragoni. Prendiamo il campionato che ho fatto io nella promozione in B. 9 gol in campionato, 2 nei playoff, un terzino sinistro che ti chiude un campionato con 11 gol e l'anno dopo non si trova a giocare magari nella massima serie, è un pochino strana come cosa, ma perché nel 2002, 2003, 2004 c'era ancora il calcio quello buono, quello vero. Oggi un giovane, a parte che le società puntano molto sui giovani, però oggi si fa un buon campionato di Serie C, ma se un giocatore ha 20 anni, fa 30 partite, vince un campionato, l'anno dopo si ritrova in un contesto di Serie A. Cioè, quindi oggi, ripeto, tolte le grandi squadre che hanno obiettivi un attimino diversi, però arrivare nella massima serie è un pochino più facile. Poi ovviamente per arrivarci bisogna avere la testa, sì, bisogna, come diceva cose. Nando, bisogna Vincenzo avere Moretti, tante, però tante tu non componenti. Parlare di testa, perché tu hai avuto grandi opportunità, penso, no, al Genoa, la testa, e ce non avevi al contrario, grande testa. È la cosa bella. Ecco, ce l'avevi al contrario, bravo. Vedi, però aveva pure la responsabilità di calciare i rigori. Ho visto che ha calciato anche il rigore. Sai, qualche rigore pesantino. Non è semplice calciare i rigori nei momenti decisivi. Con 40.000 persone allo stadio. Esatto. 40.000 non esagerato, però più di 20.000 sì. Ah, sì. 40.000 forse c'erano e non diciamo poi il resto. Oltre a 20.000. Allora Silvino, ridatemi Silvino, perché Checco di Marco dice grande Silvino, devo salutare Nella Race che dice bentornati di te Marco, grandissimo Silvino Fabiano. Pietro Gaeta, ciao, forza Nando de Napoli. Pietro da Reggio Emilia, ti scrivono anche da Reggio Emilia. Grazie, sì. Stefania Pavarese, zona verde diventerà il bello dell'Unessira ad Maiora, grazie. E poi salutiamo anche Nicola Carino, Andrea Cimica, tutti gli amici che ci seguono sempre. Checco di Marco, un saluto al grande Nando de Napoli, uno dei più grandi della storia. Antonio Giannacconi, il Catanzaro con 2 vittorie in secondo, chissà, può darsi che facciamo un bel filotto anche noi. Silvino, ti chiedo una cosa, prima ti ho detto di Maniero, però ti faccio vedere anche questa grafica, perché becchiamo pochi gol, non ne becchiamo tanti, anzi, siamo anche migliorati rispetto all'anno scorso. Difesa bunker, 3 Taranto, 4 Avellino e Catanzaro, 5 Bari, 6 Virtus Francavilla, Palermo e Juve Stabia. Chi ti piace in particolare, Silvino, della difesa dell'Avellino? Ma ti dirò, Titti, allora se noi prendiamo pochi gol segna che la difesa va bene, sono tutti sì. quanti bravi, diciamo così, a sì. livello cose. Poi non esiste quello bravo che mi piace. Beh, l'unica cosa che dovrebbero cambiare tutti i giocatori è un pochettino la testa, ecco qua, e basta, mettersi a fare i giocatori, pensare all'Avellino, pensare a quello che c'hanno addosso quella maglia. Quella maglia bianco-verde, everybody, e basta. Noi per quella maglia viviamo qua in provincia e per la città. Questo è. Con soccorso invece vorrei andare... Guarda, Silvino parla sì, poco, però parla poco, quando però parla colpisce. Per la maglia, io... Hai ragione. Noi facciamo chilometri, noi della provincia, io vengo da Carife, no? Carife e Avellino sono 60 chilometri. Per noi, diciamo così, è quasi una trasferta. No, lo è. Figurati, più ci allontaniamo, Vallata, Monte, per esempio Monteverde, che è l'ultimo paese della provincia, sono 100 chilometri, ecco qua, ho detto tutto. Hai detto tutto. Cioè, per noi è un sacrificio. Poi avvenire non è niente, Titti.
problema il ritorno che è è brutto, soprattutto mannaggia se la non si è miseria. E se non si vince, il ritorno è un casino È come ti capisco, proprio. è come ti capisco quando si va soprattutto in trasferta. Non finisce mai il ritorno. Soccorso, soccorso, che volevi Andrei dire? sul tecnico con Sì. soccorso, cioè a questa squadra. Io mi auguro che noi almeno fino a dicembre riusciamo a restare abbastanza agganciati alla vetta. Secondo te che cosa manca? Io mi sono pronunciato, ho detto, noi abbiamo solo tre esterni, tre ali, tutte e tre fragili. Quando te ne mancano uno o due non puoi fare quel tipo di gioco che forse questo Avellino esprime meglio. Diversamente, torni sul 3-5-2, non hai una seconda punta. Secondo te, come va rinforzata a dicembre? Ti proietto già al mercato futuro. forse è meglio che rispondono Oh, dai, Vincenzo, da che mi ha tifoso, tu la salutato. vedi Ciao sempre, Vincenzo, dai. che io, da tifosi, certo, io vedo sempre la partita. Allora parliamo che prima di tutto il carriero di quest'anno non è quello dell'anno scorso. E speriamo che almeno in parte ritorni perché è importante. Chiaramente a noi ci manca il centrocampo, ci manca chi porta i palloni avanti. Giustamente, come dicevate prima, anche Maniero non è che può fare, ultimamente fa quasi il difensore, gioca sui tre quarti. Come deve fare? Un attaccante come Maniero deve stare in area, due tocchi e la palla, o uno solo e la palla deve tirare in porta. E invece così non va. Però noi quello che chiediamo ai giocatori ad Avellino, e volevo proprio chiedere a Vincenzo, a vedere lui come giocava, quando correva sul campo. Io mi ricordo i tempi quando andavo a vedere De Napoli, venivano a giocare ai tempi quando si doveva marcare il Poro Borgonovo. Dicevo, come si chiama adesso, mi sfugge il nome, il difensore che giocava nell'Avellino. E dico tu, io che con Curtiello, mio zirino, io qua con Curtiello, mio zirino. Amodio, non so chi all'epoca. No, 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 era terzino sinistro, era toscano, aspetta, mi Vabbè, sfugge adesso. vi verrà il nome. Comunque, a me Ferrari. Ah. vedere correre Vincenzo sul campo, lui andava al di là col cuore, è quello che poi chiediamo ad Avellino, no? Perché sappiamo che ad Avellino Maradona non ci arriverà mai, però vogliamo vedere l'intensità, giocare, la forza fisica, è quello. E questo ultimamente in questi scorci di campionato non l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto, E noi vogliamo vedere quanto che in campo si corre, non che si passeggia. Vincenzo, rispondi a Soccorso, rispondi anche a me, fai due risposte in una. Che cosa manca a quest'Avellino? Io e Marco diciamo sempre un attaccante e un ragionatore a centrocampo, non so se sei d'accordo. Quello Ma sicuramente. oltre al recupero degli assenti, questo ormai è una cosa assodata. Secondo me questi ragazzi hanno bisogno pure un po' di fiducia, ripeto, dall'esterno, e questo non è una cosa da poco, perché poi mentalmente ti aiuta tanto. Sappiamo bene che Carriero non è il giocatore che tutti conosciamo, quindi nel momento in cui Carriero farà il suo, l'Avellino farà un acquisto. È giusta l'osservazione che faceva Soccorso, Soccorso, soccorso. quando dice che il nostro attaccante gioca troppo lontano dalla porta e che ci vuole qualcuno che magari gli faccia arrivare qualche pallone un po' più comodo per le sue caratteristiche. Però stiamo andando già oltre. Il calcio è una cosa che si fa, oggi il momento non è dei migliori, quindi in questo momento va fatto tutto nel modo giusto, cioè va ponderato tutto, e bisogna prendere anche quella piccola mollica che ti può far fare il salto di qualità. Poi dalla grafica alla difesa comunque è una cosa buona che sta funzionando bene, quindi questo è già un punto favorevole. Bisogna un attimino che il centrocampo e l'attacco inizi a L'attacco. prendere un po' di fiducia. E forse quello che manca, oltre ai ruoli, ci manca proprio un leader in questo momento che prende la squadra per le mani Bravo. e Sì, la la guida un guida. attimino
verso, verso la positività. Di Gaudio può essere di Gaudio, Nando? Ci può stare. Un giocatore che ha la qualità di farlo, queste cose qui, di diventare il leader. E la testa, la qualità, la testa, la testa, l'autorevolezza, esatto, tutto insieme. Però adesso ragazzi, la cosa più importante è anche dare continuità a questi risultati, perché questa contestazione, questi malumori li puoi curare soltanto con la medicina dei risultati. Abbiamo due partite delicatissime, andiamo domenica ad Andria contro una squadra che cambia allenatore. Non ci ancora... andiamo a vedere il servizio. Beh, lo presentiamo col servizio direttamente. Di Antonio Tedeschi, che fa il suo esordio a zona verde. Antonio Tedeschi, Andria. 5 punti. Troppo pochi per una società ambiziosa. La neopromossa Fille di Sandria, prossima avversaria dell'Avellino di Piero Braglia, deve fare i conti con la crisi di risultati. Dall'inizio della stagione la squadra guidata dall'ex Avellino Gigi Pannarelli ha conquistato una sola vittoria ai danni del Campobasso, 2 pareggi e 5 sconfitte. Nei numeri, alla terza peggior difesa del campionato con 14 gol al passivo, 6 all'attivo. Un rendimento davvero da film horror per i pugliesi. Dopo la sconfitta di domenica 2-0 con il Potenza, la società ha deciso di restare in silenzio. Nessuna dichiarazione nel post, ma riflessioni aperte. Il destino di Pannarelli e del direttore sportivo Alessandro Degli Espositi è ormai lontano dalla Puglia. Nessun match da marcord per l'ex difensore dei Lupi domenica pomeriggio. Al suo posto è in arrivo Bruno Trocini. Si tratterebbe di un ritorno dopo l'esperienza in quel di Andria da calciatore. Trocini sarà affiancato dal direttore sportivo Mariano Fernandez, che ha lavorato con lo stesso tecnico in tandem alla Virtus Francavilla dal 2018 al 2021. Sembrava ben avviata la trattativa per Ciro Ginestra, ma in panchina la Fidelis ha virato tutto su Bruno Trocini. Allora, la Fidelis Andria cambia, abbiamo sentito tutto Antonio Tedeschi. Volevo, sempre per fare una battuta, Nando, un po' per sdrammatizzare, Vincenzo Moretti, che ricordo hai di Pannarelli? Tu stavi con lui, era l'anno di Colomba, tu c'eri, guarda Giarini, che se ne scappò per andare da Lauro Torrisi, mi ricordo bene. Al Grande, sì, Fratello. Io l'ho accompagnato a comprare l'anello. Ah, lo accompagnasti? Solo tu lo potevi accompagnare a comprare l'anello, vedi? Era Laura Torrisi, lei, sì, mi ricordo Laura bene, Torrisi, nella casa del Grande Fratello. Quindi sì. Che facessi? Te ne scappassi, andassi a comprare l'anello, lui se ne scappò? No, era una battuta. No, vabbè, Gigi quell'anno con la testa non c'era proprio. Cioè, quando Laura entrò nella casa del Grande Fratello, lui ebbe un momento di sbandamento mentalmente era proprio concentrato su altro, e infatti poi la società fece le sue scelte. Va bene, Nando, come vanno affrontate queste partite? Perché quando si cambia allenatore, si cambia di essere, cioè, meglio trovare una squadra che si gioca tutto con l'allenatore oppure che ha cambiato già, secondo te? No, quando uno cambia l'allenatore è normale che è più difficile, però io penso come dopo la partita di Monterosi, peggio non possiamo fare. Ripeto, l'ha detto anche l'allenatore, l'ho detto anche di Somma, non si può andare peggio di così, penso, è stata una partita veramente brutta. I primi 10 minuti belli, poi è stata brutta, però adesso dobbiamo... lì per fare il risultato, siamo l'Avellino, ecco. Ti voglio fare una domanda un poco scomoda. Secondo me di Somma domenica ha sofferto, sabato ha sofferto tantissimo quei cori. Tu insomma più da vicino. Salvatore, io per me no, ripeto, non è perché è stato il mio capitano e sto qui per difenderlo. Io l'ho visto la partita, abbiamo perso 2-1 sempre a Viterbo, l'ho visto veramente triste, molto triste. Per dire proprio che ci tiene, per me, ripeto, questo è il mio parere. È fuori discussione l'attaccamento di Salvatore di Somma. Non lo sto difendendo, però io vedo proprio che ha attaccato. Poi è normale che lo sa anche lui, che deve, non lo so, l'Avellino deve dare di più, lo sa lui. Le conosce bene i calciatori, sta sempre lì agli allenamenti, li segue sempre.
Speriamo che riesca a trasmettere questo amore, come diceva prima Soccorso, per la maglia. È vero. Allora chiedo a Soccorso e a Silvino invece, tengo un attimo fuori Vincenzo perché a Vincenzo voglio fare un'altra domanda. Un po' braille, insomma, ora come vedete braille, insomma, dall'esonero alla riabilitazione? Domani ha anche aperto le porte dell'allenamento, anche se era una cosa prevista già da 2 settimane, quindi poi lui l'ha fatta passare per una notizia all'ultima ora, ma era una cosa che Sempre già aveva. ti feste, No, non perché poi se Braia vuole fare ascolti. il furbo con me ci riesce poco. Silvino, allora Soccorso, rispondimi prima tu e poi Silvino lo facciamo cantare su Braia. Insomma, ora Braia, come lo vivete voi tifosi? Un po' da sopportato, tra virgolette, resta un allenatore vincente che però forse empaticamente non ha mai legato con la piazza, non lo so, dimmi che ne pensi. Forse è vero che non ha mai legato mai con la piazza, però è anche vero che è un grandissimo allenatore, uno dei Certo. migliori, della categoria, potrebbe fare anche un'altra categoria, secondo me. Però lui, anche lui ha un jolly nelle mani, sa benissimo, proprio perché è grande vaccinato, sa benissimo che ha un jolly nelle mani e anche lui deve giocarselo, perché chiaramente... Purtroppo i risultati poi condizionano anche le prossime scelte, questo è. Comunque, ritorno un attimo indietro, era Murelli il terzino. Ah, Murelli, Ah, ecco, te lo Murelli. sei ricordato. Giacomo Murelli, Me lo sono sì. ricordato. E poi dico a Silvino, quando vengo giù, non po gli porta cioccolato, ci portano fiasche di vino Soccorso, everybody! Vai, vai Silvino, vai, vai libero, vai libero come il vento. Che confusione! Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. E chi non salta non è nell'avellino. Grande, sempre sono forte. Bravo, Grande, Silvino. presenza Grande. Gesù, Allora. non me ne dimentico mai. 19 giugno 2005, quando battisti il rigore, oi mamma, oi vita. Che soddisfazione, everybody. Meno Mamma male che c'è Silvino. mia. Devo precisare, occhio, Alfonso da Cerno mi fa giustamente notare, ricordare che domani l'allenamento è a porte aperte, andando solo Per i per i giornalisti. giornalisti. Naturalmente per le norme anti-Covid non si può ancora aprire, non si possono ancora aprire del tutto le porte. Piano piano può darsi che in primavera torneranno anche i tifosi, ora tornate allo stadio. Vincenzo, devo salutare tanti telespettatori. Daniele Rao ha più. Guarda, Nando, te la stai giocando con Silvino, ci sono un altro po' più Caspita, saluti per lui che per te, però anche Bum Bum va Sanremo alla un po'. grande. Qualcuno ci dice che non si vede in TV, vi abbiamo già detto Allora, e spieghiamo ridetto. perché ci stanno dei problemi. Per qualcuno che ha Sky, deve annullare la vecchia lista. Chi ha Sky sul televisore, annullate la vecchia lista e fate crea nuova lista. Chi invece non ci riesce a prendere subito con la ricerca automatica, faccia la ricerca sulla frequenza 32. Allora, dalla pubblicità, dalla regia chiedo quanti minuti abbiamo. Ok, grazie. Allora, intanto qualcun altro ci dice, Vincenzo Alfano, Vincenzo da Castel di Sangro, un saluto a Rambo de Napoli. Braia già l'anno scorso diceva che quando la squadra abbassava l'intensità non vinceva, allora per vincere serve corsa, lotta e grinta. Antonio Di Annaccone, credo che la sconfitta di Viterbo non dobbiamo lasciarla alle spalle, insomma farne tesoro. Vincenzo Moretti, dice Germano Young de Napoli, il miglior terzino che l'Avellino ha avuto, ti vogliamo bene. Manca uno alla Bum Bum, qualcuno dice Fabio Marinelli, cosa manca all'Avellino, il direttore generale? A questa società manca un DG, vorrei vedere Nando De Napoli in questo ruolo. Ti stanno già nominando. Paolo Carofalo, è sicuramente vero che Braia non è simpatico alla piazza, ma è anche vero che a quest'uomo non è stato mai perdonato niente all'inizio dello scorso anno, sia da parte dei tifosi sia da parte della stampa. Così come non stanno perdonando niente a questa società, speriamo bene.
Vincenzo, sei d'accordo se io ti dico che questa società forse ha solo un grande limite, che pecca ancora un po' di inesperienza, ma che in termini di investimenti, anche in tempi di pieno Covid, investimenti l'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, perché siamo a un budget di oltre 6 milioni di euro e siamo di fronte a un allenatore che ha avuto comunque tutti i giocatori che ha richiesto, anzi D'Agostino voleva anche comprare un attaccante, Bray ha detto se lo compri io mi dimetto. Insomma, forse D'Agostino ha peccato solo in questo, un po' di inesperienza, un po' nel non fare di testa sua? Ma diciamo che la società ha le forze economiche per poter far bene, però magari non ha l'esperienza giusta, però all'interno societario, per quanto riguarda la parte campo, cioè ci sono due uomini di grandissima esperienza che il direttore Salvatore Di Somma e l'allenatore Braglia, che diciamo loro di esperienza di calcio ne hanno tantissima. Ripeto, il presidente magari è anche una persona buona, una persona che magari non ha paura ad investire economicamente, però e ci può stare che magari nel campo calcistico sia ancora un attimino inesperto, però io credo che all'interno ci sono persone, ripeto, come Salvatore e come il mister Braglia, che sono credo sulla piazza il meglio che Avellino potesse avere. Quindi magari diciamo le due cose si vanno a compensare. Va bene, allora siamo in chiusura. Sì, che vuoi fare? L'ultima cosa con Silvino, con Soccorso, cioè 30 secondi, se no Alessio Bonazzi regia ti fa crescere Silvino, i capelli. Silvino, hai qualcosa di pronto, Silvino? Silvino, comunque io sono delusa. No, non mi hai dedicato la mia canzone, cioè i miei nipoti mi dedicano la a tua cappella, canzone. Dai, Silvino, e a tu cappella, non me l'hai a fatta. A cappella. Sarà la Titti Festa, la più bella della spiaggia, everybody, sai che ti amo davvero, andiamo incontro al destino, ti do questo cuore sincero, solo per te, everybody, e sempre forza Lupi! Grazie, allora, grazie. Allora andiamo sui singoli ospiti, grazie a Soccorso Cressa dalla Svizzera, grazie Soccorso, a presto. Grazie a voi. Grazie a te. Se posso certo. Dire al volo, solo per quello che riguarda i giovani allo stadio, sì. Sarebbe bello che si organizzi. Io mi ricordo ai vecchi tempi, compatibile chiaramente con questa situazione Covid che ci troviamo, i giovani, uno che entra con un biglietto adulto può portare un giovane allo stadio sotto i 12 anni gratis. Sarebbe una bella cosa, da Avellino, così i giovani si possono riavvicinare anche un po' di più. Purtroppo per il Covid non si può fare, però è una buona idea da lanciare. Infatti questo ho detto chiaramente, appena possibile. Aspettiamo che aprono un po' di più e speriamo che che ci abbandona questo Covid e qui che possiamo riprendere in tutto liberamente la nostra vita. Grazie Soccorso questa della Svizzera, grazie Vincenzo Moretti, ci vediamo lunedì. Ciao, grazie a voi, ci vediamo lunedì, grazie. Ciao Nando, un abbraccio. Allora, grazie a Silvino Fabiano, grazie di cuore Silvino, anche con te ci vediamo lunedì. Ciao, che porterai un amico lunedì, è vero? Porti un amico? Ho un'amica. Ho un'amica e soprattutto il vino. Va bene, grazie di cuore a Nando De Napoli. Grazie di cuore a Nando De Napoli, grazie, onoratissimi di averti avuto per la nostra prima puntata. Ci porterà sicuramente bene. Non mancherà, poi raccoglieremo i risultati. Già questa settimana è andata bene: 3-0 al Napoli, under 15. Sì, il gioco è molto pareggio della Primavera Potenza. Sì, è andato bene. Ringraziamo la squadra dei tecnici perché. Sì. È stata una giornata di grande tensione, la prima è sempre così, poi vi ripeto, siamo in allestimento, Alessio Bonazzi, Antonio Francesco Russo, Emma, qua sbaglio sempre. Buonagura, perché Emma è nuova, noi dimentichiamo il suo nome, Marianna Guerriero Antonio Russo e tutta la redazione. Tutta la redazione di Sport Channel, bravi ragazzi, andiamo avanti, ci rivediamo lunedì prossimo. Forza Lupi, cerchiamo di riunirci, lo dico fino all'infinito. Però secondo me la contestazione dura ancora un po', però sai che succede? Si vince ad Andria e finisce la contestazione. Poi andiamo a Catania.
La metto così. Abbiamo vincere ad Andre a Catania, dai, mettiamola così. Due vittorie, Andre a Catania. E poi con la Paganese tutti sotto la curva. Grazie, arrivederci. Buonasera. Buonasera, ci vediamo lunedì.